E poi insiste ancora con un atteggiamento offensivo. Le comunali non sono infatti un talk show, ma un'occasione. Cosa c'è del talk show? Il talk show è una cosa parallela alla mia attività istituzionale. Sutri è cresciuta come una città come non era mai cresciuta, Salemi allo stesso modo, subendo la violenza di uno scioglimento per mafia totalmente ingiusto. San Severino è diventata una grande città turistica. Che vuol dire talk show? Forse non sai esprimerti bene, caro commissario Girometta. Per cui, pronto a discutere, non credo che mi alleerò con quelli che hanno buttato giù il mercato ortofrutticolo, ma sono pronto a discutere nel rispetto reciproco, con chi nel chiedermi di partecipare mi offende parlando di talk show o di aspirante sindaco in tutti i luoghi, in ogni luogo, e in chi mi dice che la mia attenzione è stata fugace in altri luoghi, non sappiamo quali. Non è stata fugace in nessun luogo, tantomeno lo è o lo sarà per Piacenza. Inauguro in questi giorni una mostra, la mostra di Cinello, faccio una conferenza come molte ho fatte a Santa Maria di Campagna, preparo per dicembre una grande mostra del più grande pittore del Settecento che ha lavorato a Piacenza, Ignazio Sterna. Non so cosa abbia fatto il commissario Girometto. Quello che ho fatto io lo so e lo sanno in tanti. Di Girometto non so nulla, salvo che non è abbastanza rispettoso nel chiedere a me di allearmi dicendo cose sgradevoli e ingiustificate. Impari la buona educazione, caro Girometto. Io poi valuterò se allearmi o non allearmi. Certo non con chi, pur essendo in buoni rapporti con me, come il sindaco e l'assessore Jonathan, hanno in tutto questo periodo ritenuto di non chiedere nulla a me, mentre lo ha continuato a chiedere con grande determinazione, grande coerenza, il presidente Sforza Fogliani. E viceversa, ribadisco, la Ricci Oddi, per volontà del comune, ha un presidente che non sono io. Non ho bisogno ovviamente di fare il presidente, ma questo vuol dire che per un ruolo per il quale io ho comunque dato prova di grande attenzione e ho richiesto che fosse Piacenza ad esporre, come ha fatto il Klimt, mentre sembravano altri gli intendimenti del comune, nessuno ha pensato che io potessi essere il presidente della Ricci Oddi. Per cui cosa devo dare io a questa amministrazione, pensando a quali rapporti hanno avuto con me, pur essendo in rapporti personali molto buoni con l'assessore? Quindi, caro commissario Girometto, stia attento a come parla. Rispetti chi ha fatto per Piacenza e chi fa per l'Italia cose che lei non ha mai fatto e di cui non abbiamo nessuna notizia. Mi faccia vedere il suo curriculum, caro commissario. Mi dica cosa ha fatto per Piacenza, caro commissario.